Angri Città d'Arte questa sera presenta uno spettacolo particolare, importante, di grande respiro anch'esso internazionale, e come tutte le serate che del resto abbiamo presentato in questi ultimi giorni. Abbiamo la possibilità di ascoltare dal vivo Antonio Guida, un bravo tenore che questa sera interpreterà alcuni successi importanti per ricordare una figura altrettanto importante, quella di Enrico Caruso. Voi sapete che in questi giorni insomma, si sta celebrando il centenario della sua morte, e quindi questa sera ci sarà uno spettacolo coinvolgente dal punto di vista sia vocale sia dal punto di vista musicale. Antonio Guida infatti sarà accompagnato da due bravissimi maestri, abbiamo Gianluigi Sorrentino con il piano e il violinista Enrico Battaglia, che daranno, come dire, il loro meglio per cercare di coinvolgere il pubblico, ma soprattutto per ricordare una delle figure più importanti dal punto di vista musicale napoletano, ma che è conosciuto in tutto il mondo, appunto Enrico Caruso. Abbiamo Antonio Guida, questa sera interpreterà le più grandi canzoni di Enrico Caruso in una rievocazione particolare in occasione del centenario della morte. Antonio, un'emozione particolare anche perché insomma è un artista di peso importante in tutto il mondo. Ma Caruso è il padre di tutti noi che andiamo in giro con una voce diversa da quelle di musica leggera. Siamo tutti emuli di questo personaggio napoletano da altri tempi che oggi come oggi comunque è difficile immaginare. Un ragazzo, ecco, in America oggi si dice self-made man, l'uomo che si è fatto da solo. Lui appunto è stato proprio è l'emblema dei cantanti lirici che appunto si sono costruiti con le loro forze nonostante le mille delusioni. Quindi questo già è un punto di forza per chi affronta le varie sfide per maturare nell'ambito della lirica, nell'ambito del bel canto. Gli dobbiamo tanto, abbiamo maturato questa intenzione quest'anno di scrivere questo spettacolo e non ultimo di mettere su un cortometraggio proprio per rendere grazie a questo grande maestro. Questa sera c'è un pubblico che viene anche da fuori Angri per ascoltare le tue canzoni, le canzoni di Enrico Caruso, ma soprattutto la tua voce. Sì, ho invitato un po' di amici che non vedevo da tempo. L'estate è sempre il momento in cui ci si ritrova un po', perché si rientra nella zona in cui si è nati per le ferie, quindi fortunatamente c'è modo di rincontrarsi. Ho avuto la fortuna che diversi amici si trovavano appunto nel napoletano e sono venuti a questo spettacolo. Ci sono tra l'altro anche promotori della canzone classica napoletana nel mondo, ci sono appunto radiofonici, ci sarà anche il regista col quale abbiamo realizzato questo cortometraggio, quindi ho cercato un attimino di coinvolgere personalità non lontane dalle atmosfere che vogliamo creare stasera, ma anzi che si possano unire e intrecciare. Bene, allora in bocca al lupo per lo spettacolo e buona voce a te. Grazie Aldo e saluti a tutta Angri e chiaramente paesi limitrofi. Abbiamo Gianluigi Sorrentino, il maestro che questa sera accompagnerà Antonio Guida in una rievocazione particolare, quella della vita, degli amori e dei brani importanti di Enrico Caruso. Sì, felicissimo di partecipare a questa serata in onore del grande tenore Caruso. Siamo stati interpellati dalla Prologo, dalla presenza di Aldo Severino, e quindi siamo ben lieti di partecipare insieme al collega Enrico Battaglia. Auguriamo a tutti una buona serata, grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'applauso, per rompere quest'area di preparazione allo spettacolo di questa sera. È inutile dire che stiamo procedendo velocemente con Angri Città d'Arte, questo cartellone estivo che ogni giorno o più di una volta a settimana vi propone e vi sta proponendo dei grandi spettacoli. Angri Città d'Arte nasce con l'idea dalla Prologo di toccare vari punti dell'arte, della cultura, dello spettacolo, e come dire, per cercare di lasciare, di abbandonare la pandemia che già da tempo ci sta attanagliando, ma soprattutto per guadagnarci o riguadagnarci quella posizione che noi ad Angri avevamo perso da un po' di tempo, quello dell'arte, della cultura e degli spettacoli. La Prologo ha voluto dare questo cambiamento grazie anche al supporto ovviamente dell'amministrazione comunale e degli enti che hanno sposato immediatamente l'idea del cartellone, e ovviamente anche di chi sostiene
questo cartellone, quindi dagli sponsor. Io questa sera ho l'onore di presentare, di accompagnare, come dire, una serata importante, perché dovete sapere che proprio il 2 di agosto è morto uno dei più grandi tenori di tutto il mondo, e che è conosciuto in tutto il mondo, e che è napoletano, e che è Enrico Caruso, quindi parliamo di Enrico Caruso. Questa sera noi accompagneremo un particolare viaggio con canzoni straordinariamente interpretate da un grande tenore, accompagnate da due orchestrali e strumentisti e maestri di musica importanti. Quindi io vi direi intanto di dare un grande applauso per inizio, e io vado direttamente con lo spettacolo. Dopo essersi laureato in conservatorio con il massimo dei voti, Antonio Guida inizia un'attività concertistica come cantante lirico solista che in circa 15 anni di carriera lo ha reso protagonista di oltre 600 manifestazioni canore in tutta Italia, riscontrando ampi consensi sia con il repertorio lirico italiano e francese che con la canzone classica italiana, napoletana, inglese, spagnola e americana. Tra i vari premi che ha ricevuto ricordiamo il premio Enrico Caruso a Nettuno nel 2016. Sempre nello stesso anno, in qualità di esponente della canzone classica napoletana, ha ricevuto il premio Radio Amore I Migliori Anni dalla nota emittente radiofonica campana, la quale quotidianamente trasmette le sue canzoni. Negli ultimi 8 anni ha inciso con diverse etichette discografiche, quali la Happy Music di Roma, la Phonogram Music di Roma, la Sorridi Music di Milano, e attualmente è legato all'etichetta Booting Recordings di Bari, con la quale durante questa pandemia ha registrato il lavoro discografico dedicato al grande Enrico Caruso, e che è uscito proprio oggi sui principali digital store. Non ultimo, da qualche settimana ha terminato anche le riprese del suo primo film, che ha dedicato sempre alla memoria del grande tenore napoletano, che si intitola Per 100 anni Caruso. Il repertorio che sarà eseguito nel seguente spettacolo, che sarà magistralmente accompagnato dal maestro Gianluigi Sorrentino al pianoforte e dal maestro Enrico Battaglia al violino, celebrerà l'anima popolare del tenore napoletano attraverso le canzoni che, grazie alle sue prime incisioni, egli ha portato al successo internazionale, e nelle quali spiccava quella personalità di un ragazzo umile e speranzoso della Napoli di fine Ottocento. Caratteristiche che sostanzialmente egli ha sempre mantenuto, anche quando è stato riconosciuto il più grande artista della lirica del suo tempo. In una città affacciata sul mare, ove il silenzio era rotto solo dai venditori ambulanti, dalle persone che chiacchieravano e dal rumore delle carrozze che passavano, in un tempo molto lontano dal presente, in un'epoca che difficilmente oggigiorno è possibile immaginare, inizia la storia di una grande voce che ha reso celebre la canzone napoletana e il bel canto italiano in tutto il mondo, come forse mai nessuno ci è riuscito. Nato in una famiglia di umilissime origini nel quartiere di San Carlo all'Arena di Napoli, incarnando perfettamente la figura dello scugnizzo napoletano di fine Ottocento, mentre passeggiava per le strade della sua città, sovente il piccolo Enrico dipingeva di note, con la sua voce bianca, i vicoli e i balconi, esprimendo la felicità e la spensieratezza di un ragazzo che mai e poi mai avrebbe immaginato ciò che sarebbe un giorno diventato per Napoli e per il mondo intero.
Antonio Guida. Gli anni passavano e tra delusioni e speranze Enrico crebbe. Con lui anche la sua voce divenne adulta. Si parlava inizialmente di una vocalità immatura, discutibile nel canto lirico e poco incline al registro acuto tenorile. Quel colore scuro e potente che la caratterizzava però, inusuale per i tenori del tempo, tuonava nelle chiese, nei salotti napoletani e per le serate che egli portava, dove con audacia, fierezza e impeto mostrava tutto il suo amore per le più belle canzoni napoletane allora in voga, suscitando così grande fascino tra coloro che lo ascoltavano. Non vi era sogno che il giovane Caruso facesse che non fosse accompagnato dalle sue amate liriche dialettali. Non vi era sentimento che egli provasse che non fosse circondato dall'immensa poesia delle ineguagliabili melodie partenopee.
applausi per Antonio Guida. Pian piano, però, la sua audacia lo portò a migliorare gradualmente le sue performance canore. In breve tempo, così la sua popolarità prosperò e i teatri di provincia iniziarono ad aprirgli le porte, facendo sì che il suo canto passasse lentamente da un uditorio popolare alle colte schiere del pubblico operistico. Nonostante egli ha esibito sempre la sua singolare personalità, che si distingueva per semplicità e bontà, caratteristiche che rispecchiavano le umili origini che Enrico Caruso non ha mai rinnegato. Fu proprio durante una di queste occasioni teatrali che conobbe una sua collega, il soprano Ada Botti Giacchetti, della quale si innamorò perdutamente, iniziando così un lungo corteggiamento. Allora, a questo punto siamo a un terzo dello spettacolo. So che adesso sul palco devono salire degli ospiti. Adesso c'è una piccola sorpresa, una prima sorpresa, un primo ospite dello spettacolo, e quindi ti devo chiedere un po' in prestito il microfono. Assolutamente sì. Poi allora, me lo riprendo. Sì, facciamo così, Tony, vieni. Io vi voglio presentare a Tony Esposito, un mio caro amico che appunto. Prego Tony, prendi il microfono di Aldo, cambio della guardia, va, Aldo resta con noi. Allora, chi è Tony Esposito? Tony è un carissimo, parla tu, dai. Ebbene, buonasera a tutti quanti voi, cari amici e bellissime donne che siete tutte qui presenti. Io sono
Tony Esposito e vivo a Bruxelles e ho la mia radio Emozioni Live da Bruxelles che va nel mondo intero e io sono molto felice che il grande amico Antonio Guida e tantissime sue canzoni che sono nella mia radio e spesso vanno in diretta. Io ogni sabato faccio un programma che è musica e parole dalle 17.30 alle 19 e se avete voglia e desiderio potete andare su Radio Emozioni Live da Bruxelles. Ecco, la stessa voce che avete sentito è la voce che esce per radio, identica e precisa, quindi è veramente una persona straordinaria. Allora, racconta... No, ma in effetti Antonio, abbiamo fatto anche una intervista in diretta sulla mia radio con Antonio Guida. Com'è la situazione lì a Bruxelles? A Bruxelles attualmente è un po' qui come in Italia, e purtroppo anche qui in Italia sta succedendo le cose un po' incredibili, perché voi sapete che sia la Sicilia che la Sardegna sono diventate rosse e dunque bisogna fare molta attenzione, fate sempre attenzione, portate sempre le maschere perché la vita è un po' molto molto brutta. Vabbè. Allora, io ringrazio Tony per essere venuto, pensate, è venuto a vedere questo spettacolo, è partito da Bruxelles con la macchina, cioè sono 30 anni che vieni con l'aereo, sei venuto adesso con la macchina. In effetti è vero. E l'hai parcheggiata vengo... proprio qui da Bruxelles. È una mia macchina belga, insomma no, è una BMW ma che l'ho comprata in Belgio. Io ho lavorato alla NATO a Bruxelles per 20 anni, è per questo che io sono rimasto lì, perché c'ho mia figlia che vive a Bruxelles, a Waterloo, e sono lì, sono rimasto lì e ho aperto non solo la nuova radio, ma ho fatto tantissime radio, non solo quando ero a Roma, ma poi quando ero alla NATO a Bruxelles e poi attualmente ho aperto, sono già diversi anni che lui lo sa. Seguiamo Radio Emozioni Live sabato pomeriggio alle ore 17. Mettete lì, voilà. Veramente ne aveva la pena. Bene, bene, grazie Tony. Grazie infinite. Grazie a tutti, grazie. Grazie Antonio, ti seguiremo su Radio Emozioni. Auguri e in bocca al lupo. Grazie. E adesso, se mi permettete, io voglio far venire sul palco per un saluto istituzionale l'assessore alle politiche sociali Maria Daniello, che a nome dell'amministrazione comunale vuole dare un saluto al pubblico, ma soprattutto al grande tenore Antonio Guida e ai musicisti che sono qui sul palco. Quindi salutiamo con particolare affetto l'assessore Maria Daniello. Prego Maria. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, intanto già sono emozionata perché penso che io sono nata in un secolo sbagliato. Voi ridete, penso proprio di sì, perché io sono una romanticone e penso che il presidente Aldo Severini mi conosce bene. E niente, le canzoni sono meravigliose. Il maestro, il grande tenore Caruso, ci ha lasciato un'eredità bellissima, sempre di passione, di musica, di sentimenti, delle canzoni bellissime. E ringrazio anche il maestro, il tenore qua, egregiamente lei sta interpretando queste meravigliose canzoni, anche se la mia preferita è Caruso, che penso che ce la farà ascoltare. Penso, e se me la dedica è ancora meglio, perché è la mia canzone preferita. Allora, intanto però tutto questo avviene grazie al presidente Aldo Severini, che stasera veramente, grazie di cuore, veramente questa sera ci ha portato uno spettacolo di altamente professionale, ai maestri che conosco anche bene, soprattutto a Enrico lo conosco molto bene, l'ho già ascoltato varie volte. E veramente Aldo, grazie di averci portato questo spettacolo eccezionale, di portarci veramente la musica, la cultura, la passione. Questo lo fa soltanto per passione. Io ti ringrazio come amministrazione, da parte del sindaco e tutte
l'amministrazione e grazie di cuore veramente, e continuiamo così. In bocca al lupo a tutti e auguri ancora. Grazie assessore, e noi ci tuffiamo nel prosieguo dello spettacolo, anzi se state gradendo fateci sentire un ulteriore applauso, perché questo è di sprono. Allora, con il sottofondo Preludio Pagliacci continuiamo la storia di questo meraviglioso tenore che è stato Enrico Caruso. La donna aveva, vi ricordate, abbiamo parlato di Ada Botti Giacchetti, della quale Enrico si innamorò perdutamente. La donna però aveva già un figlio quando conobbe Caruso, ma questo a lui non importava, anzi avrebbe dato la sua vita e la sua stessa carriera, talmente era innamorato della collega. E così, ben presto, ella cedette al corteggiamento del tenore e insieme ebbero anche due figli. Il destino però si dimostrò avverso a questo amore, perché un giorno il soprano si innamorò di un altro uomo, lasciando a Caruso una delle più brutte delusioni di tutta la sua vita. Mai e poi mai il tenore avrebbe immaginato una fine simile della sua storia d'amore. Dopo la prematura morte della madre, subì dunque un altro profondo dispiacere in campo sentimentale. Figlio mio, la sua
Io credo che questa sia una delle più belle interpretazioni di Enrico Caruso, delle più belle canzoni di Enrico Caruso, perché vuole sicuramente immortalare la sua delusione d'amore. Allora, un aneddoto su questa canzone, che quando Caruso andò in America era un povero sprovveduto, non era ancora diventato quello che vedete lì. Iniziò ad avere successo. Che cosa successe? Che sprovveduti dall'Italia se ne andavano con loro in America. Siamo successo lui, possiamo dire successo anche noi, canzonieri, compositori, eccetera, eccetera. Tra tutti costoro che cercavano fortuna c'erano anche questi due, Cartillo e Cordifierro, i quali scrissero questa canzone, disse: qua se la canta Caruso facciamo fortuna. Caruso non volle cantare questa canzone inizialmente, disse anche il direttore artistico, disse: non è per lui, non va bene, non avrà mai successo, perché comunque non... Una volta, un giorno, lui ripensando alla storia sua, perché dissero ai compositori: noi l'abbiamo scritto, ce ne dia atto sulla, insomma, sulla vicenda che la vede legato anche legalmente con Ada Botti Giacchetti, perché lei poi lo denunciò. E allora disse: noi abbiamo preso ispirazione da questa storia. Caruso gli diede un'ulteriore occhiata e nacque Omaggio a Caruso, ancora in grado, come l'ha dipintato Severino questa sera. Grazie Antonio. Con la forza del destino, con questo meraviglioso sottofondo, con le virtù della forza del destino, continuiamo la storia di Enrico Caruso. Napoli oramai non accettava più Caruso e dopo gli aspri dissensi sopraggiunti al Teatro San Carlo in seguito ad una sua recita dell'Elisir d'amore, il tenore maturò una dura decisione: lasciare la sua città e partire per il nuovo mondo. Per lui non vi era più prezzo oramai che potesse ripagare in Italia la sua dignità calpestata in campo sia sentimentale che professionale. E fu così che in un freddo giorno di ottobre il giovane tenore Enrico Caruso prese uno dei bastimenti a Santa Lucia di Napoli per rifarsi una nuova vita nella lontana e incerta America. Forse era alla ricerca di quell'affetto e quella comprensione che la sua città non aveva saputo dargli, una sua rivalsa contro le pesanti sconfitte che egli aveva ricevuto. Santa Lucia, tu dici.
piena, solo ando poche mare, ma chi ho lontana stai, chi ho bella mare. Nascosta la fortuna di quel giovane napoletano incompreso, il suo destino, la sua vita, la gloria che lo scolpì nel firmamento dei più grandi artisti del tempo, l'attendevano di fatto in una terra lontanissima nella quale il cantante crebbe immensamente di popolarità e di ricchezze. In breve tempo, infatti, in America, il tenore riuscì a ottenere tutte le rivalse che la vita gli negò in Italia. Conobbe il grande successo, conobbe l'osannazione del pubblico che lo acclamava e conobbe ancora una volta l'amore. Dorothy Benjamin, una ragazza, pensate, di 20 anni più giovane di lui, che gli diede altri 2 figli. Ci sposò la donna maggia, ora
di bandiga, passo l'udì e ballo una samota, ma l'amore vero non un po' d'amica. Andete bellezza mia, ma innamorai, si tagli guarda danza alla fontana, l'acqua alla dita non sa se casa nata, cisa fosse gioia mia, mi è già storia ammazzamata a guardarti e stallia. E periga, ora, ora, cara mia, torna di so, torna maggio e torna amore, fate me che la può. Antonio Guida, vieni qua a fianco a me perché adesso dobbiamo parlare di una cosa importante. Complimenti, bravo, grande, grande, grande. Stai con me che ti aiuto io a presentare quello che adesso succederà. Anzi, riposati perché tu questa voce la devi conservare nel tempo per mille anni ancora, perché la canzone napoletana classica va tutelata. E perché va tutelata? Perché deve diventare patrimonio materiale dell'UNESCO. È una battaglia che stiamo portando avanti, che porteremo avanti anche noi della Proloco con Antonio Guida, ma non solo con Antonio, ma con tutti coloro che vorranno suggellare questa voce, ma soprattutto la canzone classica napoletana, perché la canzone classica napoletana deve essere tramandata, data ai nostri figli e ai nostri nipoti. Chi sta conducendo questa battaglia per far diventare patrimonio dell'UNESCO? Appunto un patrimonio immateriale dell'UNESCO, questa canzone classica napoletana, è il segretario politico regionale della Democrazia Cristiana, che io voglio chiamare sul palco, Corrado Giardina, con cui io mi impegnerò già da stasera come presidente della Proloco a portare avanti questa battaglia. Buonasera, buonasera Corrado. Corrado. Grazie, grazie. Comunque io qui non sto in fase politica ma soltanto culturale, sto portando avanti la battaglia affinché la canzone classica napoletana diventa patrimonio UNESCO. Una volta si diceva immateriale, adesso non esiste più, è tutto materiale, quindi non esiste più immateriale e materiale. Grazie anche agli amici come il maestro Guida che ci sta dando una mano, e soprattutto a quest'uomo, perché se non fosse stato per Enrico Caruso la canzone napoletana non sarebbe stata mai conosciuta, perché è lui che l'ha portata per il mondo, è lui che ha fatto conoscere le bellezze della nostra musica e soprattutto dei nostri poeti. Una delle canzoni che Antonio ha prima cantato con eccellenza è Avucchella, che è stata scritta da D'Annunzio. Quindi parliamo tutti personaggi di grande spicco, di grandi poeti che hanno fatto la storia della nostra Italia, non soltanto di Napoli. E quindi stiamo portando avanti questa battaglia, e mi fa piacere che anche il presidente della Proloco di Angri è con noi in questa battaglia dura. E perché dura? Perché purtroppo le istituzioni campane non ci danno una mano, dobbiamo essere sinceri. Io sto avendo più successo all'estero, che ci stanno dando la Roma, il Conservatorio, adesso stiamo tentando di chiudere anche con il Conservatorio di Napoli,
affinché facciamo un protocollo d'intesa per portare avanti questa bellissima cosa, che non è una cosa semplice, ci vogliono anni, ci vogliono degli specialisti. Noi abbiamo la dottoressa Patrizia Nardi, che ha avuto già 20 riconoscimenti UNESCO, perché ci sono anche i burocrati e quindi va fatta la parte burocratica. E poi abbiamo tutta una serie di persone come il nostro amico Antonio, tutti i figli, i nipoti e i pronipoti dei grandi. Io ho fatto un convegno 2 anni fa dove c'era il pronipote del grande Enrico Caruso, che ripeto è stato colui la bandiera della canzone napoletana nel mondo. E abbiamo nel nostro comitato i nipoti di Mario, i nipoti di Rendina, la figlia di Rendina, di Aurelio Fierro, la moglie di Aurelio Fierro e tanti altri che nel mondo hanno portato avanti questa bellissima canzone napoletana che è arte. Non dico altro, io vi ringrazio per questo invito, soprattutto in una giornata come questa che ricorda i 100 anni della scomparsa del grande Enrico Caruso. Grazie al Presidente della Pro Loco e grazie al grande per essere amico di Nure. Piccolo appunto. E tra l'altro volevo dire, ha preparato un bellissimo cortometraggio di 20 minuti proprio su Caruso, che è un inedito. Dopo vedremo e commenteremo. E lui dopo farà. Grazie. Allora, piccolo appunto, se Tony veniva da Bruxelles, lui è venuto dalla Svizzera. Cioè, quindi l'amico più vicino sta a 1100 km. Grazie, io, Corrado. Volevo aggiungere solo una cosa a Corrado. Io sono, oltre a essere presidente della Pro Loco, sono anche presidente della Confesercenti. E la Confesercenti porta bene, quindi io porto bene, perché siamo stati l'associazione che ha maggiormente dato una mano, una spinta a far diventare l'arte del pizzaiolo patrimonio dell'UNESCO. Quindi speriamo bene. Io ti ringrazio, hai aperto un'altra parentesi, perché pure io ho dato una mano con Pecoraro Scanio e altri amici, però adesso facciamo questa battaglia perché la canzone napoletana è più conosciuta della pizza. Assolutamente sì. Grazie Corrado, a dopo, ci vediamo dopo per... Insomma, abbiamo amici, Aldo, però... internazionali, però, Scusa, però una cosa te la posso dire a nome anche di loro. Certo. Ma dopo ci abbiamo la pizza pacata? Assolutamente sì. Siamo ospiti di Ostri di Angri. Ah, ok. Della Pro Loco di Angri. Possiamo continuare. Bene, allora continuiamo con la storia del meraviglioso Enrico Caruso. All'apice del suo successo, costellato da riconoscimenti e ovazioni in tutto il mondo, pluri insignito dalle più potenti autorità artistiche e politiche di livello internazionale, Enrico Caruso divenne incredibilmente ricco e famoso. Ma un'altra importante battaglia di lì a poco avrebbe purtroppo bussato alle sue porte. Il tenore infatti iniziò ad accusare un serio malessere ogni qualvolta che terminava a cantare, e dopo le dovute indagini gli fu diagnosticata una pleurite ai polmoni. Per lui l'ennesima sfida che la vita gli sottopose, un'ulteriore prova di forza e di volontà nel proseguire il suo cammino, che però questa volta non toccò né i sentimenti e né il suo campo professionale, ma invase qualcosa di molto più importante, la sua stessa salute. Stanotte bella così, nulla c'è vista mai, l'anima vera signora stanca sotto coperta e questa stanotte, più palme mai.
già vista mai. Dopo un'operazione d'urgenza che ebbe in America, il tenore decise di ritornare in Italia per trascorrere la sua convalescenza. Quando giunse al porto di Napoli fu accolto come un dio e tanti si pentirono di ciò che gli avevano detto contro quando egli non era ancora divenuto famoso. Al cantante però ormai questo non importava, perché ciò che ora contava più di tutto per lui in quel momento era la sua salute, una salute che lentamente lo stava abbandonando. Probabilmente sapeva che non gli sarebbe rimasto molto da vivere e così sentì quasi il dovere di ritrascorrere gli ultimi giorni nella sua città natale, che nonostante lo avesse tradito e infangato, lui in realtà amava tanto. Sta vicino e canta
Grande Antonio, sta facendo rivivere veramente delle emozioni straordinarie. Io ho i brividi, non so voi, nei brividi di emozione però. Facciamo un applauso ancora a questa meravigliosa serata, alla voce stupenda di Antonio Mina. Grazie, veramente ci stai donando delle emozioni uniche. Grazie ovviamente a Gianluigi Sorrentino e Enrico Battaglia, che straordinariamente bravi stanno facendo da sottofondo ma da accompagnamento musicale. Siamo all'epilogo finale. Esattamente il 2 agosto del 1921 il tenore Enrico Caruso decedette in una suite dell'Hotel Vesuvio di Napoli, pensate, all'età di 47 anni. Nato nella povertà e nella miseria, durante il corso della sua vita ebbe poi modo di conoscere il successo, il lusso e il benessere come nessuno mai potette in quegli anni. Caruso però è stato anche un uomo che ha dovuto combattere per tutta la sua breve esistenza contro dolori, gelosie, invidie, tradimenti, umiliazioni e non ultimo contro i suoi problemi di salute che lo hanno portato a una morte prematura. Spesso si parla di lui come un personaggio che ha incarnato perfettamente la bontà del napoletano antico, aiutando i più bisognosi con ingenti somme di denaro. Amava i bambini, amava l'arte e amava la vita, ma più di ogni altra cosa amò Napoli fino all'ultimo dei suoi giorni. Ok, allora adesso, se è possibile, spegnere le luci e vediamo, abbiamo realizzato, durante questa pandemia, ho concepito un po' questo cortometraggio, questa sceneggiatura, questa piccola sceneggiatura sul racconto che ho scritto questa sera e Aldo ha recitato, è nata questa piccola sceneggiatura. L'ho presentata ad un collega che dopo vi presento, un collega, insomma un regista napoletano che dopo vi presento, e abbiamo realizzato questo cortometraggio di 27 minuti. Parla praticamente di un padre separato che è in giro, deve trascorrere una giornata con la figlia per le strade di Napoli. All'improvviso si trovano appunto nella strada dove è nato Caruso, la figlia guarda la targa e dice: papà, ma chi è stato questo Enrico Caruso del quale leggo la targa? Il padre inizia a raccontarle di questo personaggio toccando varie tappe e località di Napoli. Bene, allora non vi dico altro, se cortesemente possiamo spegniamo le luci, spegnere le luci, alzare l'audio chiaramente della televisione, guardiamo il trailer. Papà, chi era Enrico Caruso? Enrico Caruso è stato uno dei più grandi cantanti che sia Napoli e l'Italia abbiano mai avuto. Si è mai innamorato Enrico Caruso? Prima ancora di diventare famoso si innamorò perdutamente di una sua collega. Papà, perché ti sei fermato? Quello che hai di fronte a te è l'ingresso di uno dei teatri più belli che ci siano. Fu proprio qui che Caruso cantò a Napoli per la sua ultima volta. Papà, cosa ne è stato di Caruso dopo quella brutta delusione che ebbe in teatro? Ebbene, la sua reazione fu delle peggiori. Giurò a se stesso di non volere mai più cantare, né a Napoli né in tutta Italia. Così, un giorno venne qui, prese il primo bastimento e se ne andò pure lui in America. Cosa sto scoprendo nella vita, papà? Che la maggior parte di voi uomini vi arrendete subito. Se l'Italia amava Caruso, non c'era ragione per la quale lui la doveva abbandonare. Tutti hanno diritto ad una seconda possibilità. Amico regista, bene. Nando De Maio, col quale ho realizzato questo prodotto, vieni Nando, non badate alla sua faccia, ieri è stato un po' troppo al sole, infatti rischiavamo di non averlo questa sera. Ciao Nando, buonasera. Buonasera, buonasera Nando. Buonasera a tutti. Allora, proprio velocemente, lui
lesse questa sceneggiatura di questo film e disse: Antonio, mi piace tanto, facciamolo, facciamolo, facciamolo. In mezzo a Napoli, la settimana scorsa, con tutto questo caldo, toccando San Martino, toccando Santa Lucia, siamo stati appunto in via Santi Pietro e Paolo Apostoli, insomma a tutte le località maggiori di Napoli, davanti al Teatro San Carlo, eccetera eccetera, con telecamera, attrice di seguito e microfonista, appunto, per realizzare questo corto. L'ha fatto veramente in titolo di amicizia, e di questo io gliene sono grato, gliene sono veramente, perché lui crede nell'arte, e allora già per questo merita veramente tantissimo della vita. Nando, quanti film tu hai girato in tutta la tua vita? Film una ventina, infatti. Una ventina di film, unitamente al sitcom, se non sbaglio. Sitcom a parte. Sitcom a parte. Allora, lui si occupa praticamente del cinema napoletano, di tradizioni sulle emittenti. Tutti i film che vedete sulle emittenti private, la regia è la sua. Quindi, insomma, thriller, commedie. Sì, genere varie, dalla commedia al poliziesco. Io ti ho fatto cambiare parrocchia. Nel, sì, senso, no, nel senso, ne sono stato nel senso felice, è stato veramente un piacere per me realizzare questo corto, questo docufilm, come in effetti è il termine giusto per definirlo, anche perché diciamo che è un evento altamente culturale, e quindi sono stato veramente onorato e piacevolmente preso da questa realizzazione insieme a te, che tu mi dai sempre emozioni, lo sai. Io ti ringrazio. Allora, Nando De Maio, grazie a tutti. La regia di questo docufilm, e adesso veniamo alle premesse. Infatti io volevo dire una primizia, perché in realtà è stato finito ieri questo... La settimana scorsa, quindi voglio dire, in anteprima assoluta ce l'abbiamo qui in Villa Comunale questa sera, e poi lo vedremo sui canali, è giusto? Se vogliamo vederlo anche qui, vogliamo organizzare una serata. Lo dobbiamo chiedere. Io anche te lo propongo, effettivamente. Con l'audio che funziona. Perché è stato fatto è una proposta chiaramente amicale, certo. Quindi se a te fa piacere, insomma, rinnovare anche per una serata settembrina la visione di questo. Allora, intanto il trailer noi lo vedremo anche sui canali della Proloco, lo vedremo per bene, ne gusteremo tutti, certo, i colori, le immagini, la musica, l'interpretazione degli attori, anche perché penso che voi avete gradito, no, il trailer, anche se non si è visto completamente, non si è sentito bene, però noi vi garantiamo, io vi garantisco che lo vedrete da domani sui canali della Proloco e sulle pagine social della nostra associazione. Ok, grazie Nando, ci vediamo dopo. Grazie. Ci vediamo dopo. Poi per la serata che tu dicevi, magari si può vedere di riuscire a incastrarla per settembre adesso nel nostro calendario. Tu devi cantare insieme a me. Certo. Questa è una Mi hai fatto due sorprese questa sera. Mi hai fatto recitare e mi hai fatto. E sai quale canzone devi cantare? Quale? Ascolta le note. Bello. Ma mettiamo la prova la tua cultura. Ti aiuto, dai. Stai non dare rasso il cuore, avrò la pensiera, niente voglia, niente spera, caro, verde sono accanto a me. La seconda strofa te la ricordi? Quando la notte non... Cantiamola insieme, la vedo io. C'è il gobbo. Quando la notte non da vega, non da senti da sti braccia, non da base che sta faccia, non da stringa forte in braccia a me. Oh, prima amore,
ma sarai a me. Questa è la fase quando lei lo scrive, che lui sta facendo il sta al fronte, è la prima guerra mondiale. Scriva sempre stai contenta, io non penso che a te sola, no pensiero una consola che tu pensi solamente a me. A chi è belle tutte belle, come mai chi è belle te? Gianluigi Sorrentino, Enrico Battaglia violista, grazie Aldo per aver voluto questa serata, grazie a tutti coloro che sono intervenuti come ospiti, Tony Esposito, Corrado Giardino, Nando De Maio, buonanotte Angri. Antonio Guida, grazie, grazie davvero di cuore, grazie Antonio, veramente una bellissima serata. Se ci vogliamo fare un selfie, venite qua a Norma Covid e ci facciamo un selfie. Io saluto tutti voi, ringrazio per la partecipazione, ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale, ringrazio tutto il gruppo operativo della Proloco. Non riesco a ricordare tutti i nomi, ma tutti gli amici che stanno collaborando in una maniera fattiva veramente a dare man forte per la realizzazione di queste tantissime serate che stiamo mettendo in atto. Paolo Novi, Rosato Berdò, Cristiano Patella, Pasquale Chiavazzo, insomma non me li ricordo tutti, non me li posso ricordare tutti, ma grazie, grazie di cuore, perché veramente state dando un grande aiuto. Complimenti, vi visti. Grazie, grazie a tutti. Vi do appuntamento per il 14 agosto, segnatevi questa data perché c'è un'altra bella serata dedicata alla canzone classica napoletana con Carosello Napoletano, sempre con Gianluigi Sorrentino, e ci sarà Alfonso Padovano con piano e voce, un'altra bella passeggiata con la canzone classica napoletana. Grazie a Corrado, grazie a Toni, grazie, grazie. Buonanotte a tutti. Grazie.